Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete così carica perché basta make up per il momento. Non è un video make up, ma un bel video di la 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 decluttering. Per chi è già iscritto al mio canale, sapete benissimo quanto ami decluttering, quanto mi facciano diventare malvagia. In questo caso oggi andremo a declutterare la mia makeup collection. Andiamo a vedere i trucchi che ormai è tempo che smammino via. Sarà fatto come sempre tutto a malincuore, ma verrà fatto come sempre senza pietà. Qua ci sono tutti i miei trucchi, in realtà non riesco a prenderli bene in tutta la mia inquadratura. Come sempre io vi invito a iscrivervi al canale, se vi fa piacere, lasciarmi un commento e un like e fatemi sapere appunto cosa ne pensate e magari quali video potreste consigliarmi. Io sono sempre aperta a tutti i consigli ovviamente. Comunque, bando alle ciance, come sempre partiamo con il decluttering. Qui ci sono tutti i miei trucchi, nelle loro scatoline, nelle loro cose. Ad ogni modo, io direi di andare per sezioni. Partirei dai pennelli, che sono tutti qua. Io sporchi anche, se vogliamo dire. Comunque ragazzi, io di pennelli direi che li tengo tutti. Qua ci sono quelli che uso più spesso, qua ci sono quelli che uso meno o quelli lunghi. Allora, questi qua li uso e riuso e riuso e riuso, non li butterò mai. Direi che questi pennelli qua li tengo tutti. Poi ci sono anche sempre quelli di Shein, che non so se me la sento di buttarli, perché diciamo che questi quattro pennelloni sono un po' inutili. Però sapete, magari per fare un po' di baking, per fare, non lo so, non me la sento proprio di buttarli. Questi potrebbero rimanere in forse comunque. Allora, quelli che mi sento sicuramente di buttare, ragazzi, sono questi due. Brutti, sporchi anche, penso usati una volta solo per provarli, ma è stato un grande fallimento. Io mi chiedo tuttora come le persone facciano usare questo tipo di pennelli, che era super virale un po' di anni fa. Boh, mai riuscita e mai riuscirò, quindi questi proprio via. Bene bene, poi cos'altro declutteriamo? Questi no, li voglio. Questo che ha fatto il suo corso, è anche rotto, lo buttiamo. Questo anche direi che non è da commentare. Vedremo molte cose imbarazzanti oggi nella mia makeup collection, trucchi vecchi, proprio scaduti, perché purtroppo io faccio molta fatica a buttare le cose, come si era visto anche poi dai decluttering dei vestiti che ho fatto nei mesi passati, ma con il trucco proprio è l'apoteosi, non ci riesco, proprio è più forte di me, è più forte di me. Pennelli direi che abbiamo dato, direi che possiamo passare ai mascara. Vabbè, qua c'è il mio bellissimo piegaciglia praticamente nuovo, top. Ne ho un altro, ma l'ho già declutterato tempo fa, ma perché era distrutto. Poi abbiamo, vabbè, il mascara della vita, che ve lo dico a fare, lo utilizzeremo. Mascara di She Glam, che abbiamo provato in un video insieme, buono, non male, ogni tanto proprio se devo andare al pascolo per un parco così lo uso, ma anche no, sapete che io sono innamorata di questa di Essence e farò molta fatica a utilizzarne altri, però sono sempre aperta a nuove scoperte, infatti vorrei provare nuovi mascara, ma vediamo. Questi, qua c'ho con della polvere anche, non ho parole. Questi due identici sono di Kiko, mi sono stati regalati partendo da questo presupposto. Lo scovolino inguardabile, io solo scovolini dritti, questi non so cosa farmene, direi che li possiamo declutterare. Poi abbiamo questo mascara che non so perché qua, è un mascara per sopracciglia colorate comprato da Wycon. No, questo è di Bottega Verde. Vi dico, non è terribile, anche lo scovolino non mi dispiace, ma ce l'ho da troppo tempo, penso di averlo usato una volta forse. Lo declutteriamo. Due mascara, andrò a fare rifornimento così anche per provarne dei nuovi. Matite per le labbra, qua ragazzi inizia la parte imbarazzante. Inizia la parte imbarazzante perché? Perché qua ho delle matite vecchie, vecchie come il cucco. Allora, questa marrone Revlon, questa la teniamo perché la uso tuttora. Questa un po' shimmer, non lo so, la teniamo questa un po' shimmer. Questa sempre Rimmel London, vediamo qua. Questa non mi dispiace, questa non mi dispiace, questa la teniamo, ha anche un bel tratto. Questa, la mia matita rossa,
imprescindibile, non si può fare senza, anche se è un po' vecchiotta, ma vabbè. Questa vecchia come il cucco, brutta, di che marca è? Non lo sappiamo, via declatterata. Poi cosa abbiamo? Questa è una matita mezza tipo lucida labbra. No, questa non la commento, questa non la commento e questa non la commento. Tutte stessa marca di un, boh, di un kit che aveva mia madre, non so neanche io perché le ho sinceramente, ma le declatteriamo. Poi allora, questa un'altra di un kit brutto senza marca, declatteriamo. Questa qua non scrive, declatteriamo. Questa la uso tantissimo, bellissima, di Deborah, buonissima questa matita, consiglio. Questa mi sembra viola praticamente. Che colore è? No. Questa, una bella matita, come vedete, poco usata. Questa non mi dispiace, carina, la teniamo. Colore ci può stare con un lip gloss, eccetera. Questa, vecchia, via. Questa, uguale. Questa assolutamente la teniamo, non fate caso ai porta, a questi, ai cappucci, perché io quando le chiudo spingo troppo forte e sono praticamente tutti mezzi rotti. E le matite, come vedete, si sono dimezzate, se non di più, ma va bene così, dobbiamo solo tenere trucchi di qualità e che usiamo come i vestiti, come i vestiti. Matite per gli occhi e eyeliner, direi che sono sì tutti insieme. Spero, ho un po' disseminato le cose. Questa matita piccolissima, azzurra, ragazzi, purtroppo io ci sono molto affezionata perché l'ho usata un sacco in passato. Ha ancora un tratto bellissimo. Sì, è proprio morbida, è di un bellissimo colore. Non posso farne a meno, nonostante sia così piccola. Questa matita shimmer azzurrina, cioè, non mi dispiace, non è male. Mi sa che la tengo. Ah... io mi faccio comprare da questi colori pazzi. Altra matita viola, stavolta ho delle matite dei colori assurdi. Questo viola scuro non lo utilizzerò mai, cioè, ma 100% sicura. Questa di Kiko, di che colore è? È tipo un oro, non lo so, carina, 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 questa si può tenere. Altra matita come quella di prima, però blu, vedete di fianco, blu coi brillantini, non mi dispiace, è carina, grandi ricordi, funziona ancora bene, quindi la teniamo. Matita lilla, non lo so, scrive anche un po' male, no, via. Questa di Rimmel color azzurrino, direi che la declatteriamo. Questa sempre di Kiko, nera coi brillantini, vabbè dai, nera, alla fine il nero va sempre bene, la teniamo. Funziona ancora bene. Questa sempre lilla, però è di un colore magnifico. Ragazzi, cioè, guardate questo colore. Non rende troppo dalla telecamera, ma è un colore magnifico. Questa è da tenere. Matita verde di Kiko, neanche a dire, è un altro colore. Lo teniamo. Questo azzurrino, sempre metallizzato, direi che si può cacciare via, perché abbiamo già quella azzurra brillantinata. Matita bianca di MAC la teniamo. Matita verde petrolio con anche lo scovolino che serve per sfumare, molto utile, la teniamo. Poi altra matita azzurra, di tutti gli azzurri del mondo ce l'ho, però mi piace troppo. Guardate che trio di brillanti. Questa matita marrone metallizzata, ma va là, via. Questa rosa no, via. Altra matita brillantosa, non ho parole. Questa viola, ma direi che viola brillantosa no, cioè, si può fare anche a meno, dico. Matita nera della Bottega Verde, not bad, devo dirvi la verità, grande marca, la teniamo. Cos'è questa matita argento? Però è un argento scuro brutto, no, via. Questo eyeliner nero Catrice buono lo teniamo. Eyeliner Kiko blu lo teniamo. Eyeliner marrone di Essence lo teniamo. Eyeliner di Kiko coi brillanti, allora l'ho rovesciato tutto, ma non ha il suo, no, si è tolto il tappino, porca miseria, tutto sulle lenzuola. Allora, dà soltanto un tocco di brillante, non so neanche se riuscite a percepirlo, così forse un po', però niente di che. Però alla fine, se vogliamo passare sopra un eyeliner nero e
farci qualche brillante, ci può stare. Poi c'è anche la matita argento, però questo argento mi piace perché è bello chiaro, bello brillante, questo si può tenere. Altra matita lilla, non ho parole. Lilla scuro non mi piace, via. Questo cos'è? Tipo rame. Beh, bello questo. Questo lo teniamo, che all'interno dell'occhio secondo me ci sta bene. E anche le matite abbiamo finito, e eyeliner, qua sono abbastanza soddisfatta perché abbiamo trovato dei bei colori, anche perché purtroppo io ho il brutto difetto di guardare poco tra le matite queste cose, penso sempre agli ombretti quando faccio i look, quindi le matite rimangono sempre un po' dimenticate, bisogna usarle di più. Tinte labbra, direi che passiamo a queste. Tinta di Jeffrey funziona ancora benissimo, la teniamo. Non ho parole, mi tornano ricordi di guerra delle mystery box di Pink Panda, questo benedetto lucida labbra gloss di Pink Panda rosa, osceno, osceno, lo buttiamo via. Il duo di NYX, di cui ne ho due, che sembrano lo stesso colore, ma uno è un pelo più scuro, uno è un pelo più chiaro, questi li teniamo perché nonostante non si tolgano via neanche con la carta abrasiva, mi piacciono, i colori stanno bene. Troverò il modo di usarli. Questa NYX Lingerie vecchia come il cucco, via. Questa di Primark, bellissimo colore, la teniamo. Questo bordeaux di NYX, un po' troppo scuro, però non mi ricordo bene che colore ha. C'è un colore che non so, io non so proprio come usare, cioè non so neanche se mi sta bene questo colore. È veramente molto bordeaux, cioè rispetto a quella di Jeffrey che è più rossastra, questa è proprio viola, no? Non so, mi sento un po' una strega cattiva quando mi metto sto colore qua. Vabbè, lo teniamo autunnale, dai, stiamo andando verso l'autunno, diamogli una chance. Altra tinta, questa veramente sempre di NYX, questa è un po' imbarazzante, non so neanche perché la comprai. Vedete, metallizzata, tipo, poi con i miei labbrini dove voglio andare, però è pazza, cioè per un look tipo, non so, Halloween, carnevale, così ci può stare. Non me la sento di buttarla. Poi abbiamo questa di NYX Soft Matte, vecchia, buttiamola via, anche se il colore è molto bello. Stessa cosa vale per questo bordeaux, direi che ho già il bordeaux di Jeffrey, ho già quell'altro bordeaux, io direi che no, il colore non si assomiglia molto. È più caldo come colore e più scura di quella di Jeffrey, secondo me. Questa la teniamo perché non mi dispiace. Questo è più o meno lo stesso colore dell'altro di Primark. Forse c'è mezzo tono di differenza, ma praticamente è uguale. Buttiamola via questa, buona. E anche con le tinte siamo a posto, grandi progressi. Passiamo ai rossetti, in realtà qua c'è un po' un purpurri di roba che è imbarazzante, qua è veramente l'imbarazzo più totale. Qua ho rossetti che mi sono stati regalati da un tipo fuori tutto di un negozio, ci sono anche delle marche tipo Chanel così, un sacco di tempo fa. E non mi sono mai sentita di buttarle. Direi che questa è l'occasione giusta perché ci sono dei colori davvero imbarazzanti. Intanto mi sono andata a lavare le mani perché ormai erano piene come me con questi rossetti che vi sto per far vedere. Allora, questo intanto non lo decateriamo, che è uno di quelli che colorano le labbra con il pH della pelle di Essence nuovo. Tra l'altro questo è da flexare perché è bellissimo, con tutti i brillanti dentro, che alla fine brillanti ne rimangono pochi sulle labbra, però dai, carino, lo teniamo. Questa è tipo una tinta soft, che in realtà doveva stare dalle tinte, non so perché qua, di Essence, mai piaciuta, a parte che questo colore rosa non l'avrò mai comprato io, mi è stato regalato sicuro, perché sto colore qua non me lo comprerei mai per me. Questa, non so se vi ricordate il video in cui provo questa linea di Kiko, questa è veramente imbarazzante, c'è un lip oil barra cheeks che non colora niente, questo direi che lo declattero. Poi abbiamo questo rossetto di Kiko, io adoro, marrone chiaro, non male, bellissimo, questo lo uso anche spesso, vi dico la verità. Poi abbiamo quest'altro rossetto, sempre marrone, però è un marrone un pelo più scuro e un po' più glossy. Poi abbiamo questo di che marca? Ah, di Kiko. Ops. Pazzissimo, anche questo mi sa che l'abbiamo provato insieme. Bellissimo. Io uso poco, c'è da dire, i rossetti in stick. Uso più tinte, ma in realtà uso poco prodotti per le labbra.
perché non sono una grande fan delle mie labbra, quindi ogni tanto me ne dimentico. Però questo è bello, lo teniamo. Altro burro cacao che si colora col pH delle labbra, carino dai. Questa lipstick rosso che a me piaceva mettere un po' col dito così, lo teniamo, non si sa mai. Poi abbiamo questo altro di Kiko, violaceo. Questo forse è un po' too much, vi dico la verità. Cioè, non metterei mai un... Poi tutto glossy così, ma di sto colore. No, questo colore super bordeaux, un po' marrone così. Non me la sento, vi dico la verità. Via. Ah, qua è un rosso duo, riuscite a vedere? Un scuro e chiaro da una parte. No, sarò senza pietà con i rossetti, eh. Questo color marrone chiaro, chiarissimo, non si guarda, giuro, orrendo. Questa tinta soft di Revlon, anche questo è un colore che boh, ragazzi. Cioè, oddio, forse anche abbastanza caldo si può fare. È questo colore qua. Vabbè dai, questo lo teniamo. Altra tinta di Revlon, sempre soft, quindi che non si asciuga. Questa è impegnativa, è un po' corallo così. Però non è male, lo teniamo, è un colore diverso dal solito. Quest'altro di un colore troppo beige, no. Questo carino di Vrochet, un tocco di pazzia ci sta sempre, lo teniamo. Questo è un colore tipo metallizzato, non so ragazzi, non me la sento. Questo è un bel colore, sì, questo mi piace molto. Altro colore, oddio, questo non lo so perché è anche metallizzato, non so se vedete un po'. Cioè non è male come colore, però boh, non lo so. Vabbè, lo tengo per sicurezza. Altro vecchio, vecchissimo, non commento, via. Diego della Palma, arancione flash, via. No, vecchio. Questo di Kiko, impolverato anche. Non so se riuscite a vedere tutta la polvere che vola. E rosso, semplice. Questo è rosso molto aranciato. No. Cioè, per le tinte direi che uso la tinta rossa. Ah! La tinta rossa è scomparsa. Ah, no, ce l'ho nella mia borsa rossa. Comunque, tinta di Anastasia, non la decluttero. Facciamo finta che ve l'ho fatta vedere. Eccola qua. Ah, qua abbiamo un fucsia importante. Qua abbiamo un fucsia importante che sembra praticamente rosso, ma è un bel fucsia, un ciliegia. Facciamo. Non mi dispiace, di Wycon. Si fa, si fa, si fa. Lo teniamo. Ah, oddio, questo è tipo un rossetto trasparente. Ve lo faccio vedere qua, che darebbe solo luminosità. Questo non mi dispiace per il periodo storico, no, in cui vanno le un po' lucida labbra. Questo non lascia, non fa neanche l'effetto tipo cicles con tutti i fili se ne metti troppo. Questo lo teniamo. La scatola dei rossetti è al completo. Sono molto soddisfatta, ne abbiamo declutterati parecchi. Sono contenta. Ragazzi, direi che questo decluttering barra esplorazione della makeup collection sta andando un po' per le lunghe, quindi direi di fare una parte 2 di questa avventura insieme. Nel prossimo video vedrete il resto della makeup collection e faremo altro decluttering, ovviamente. E detto questo, ragazzi, vi aspetto nel prossimo video. Se questo video vi è piaciuto, lasciate like e commentate. Come sempre, io vi saluto e vi mando un bel bacione. Al prossimo video e ciao!